Sempre grandi ospiti a Bike Extreme. Questa sera a commentare la bellissima tappa interamente percorsa in terra friulana abbiamo Francesco Casagrande, grande atleta degli anni che vanno a cavallo tra fine secolo ed inizio secolo, e proprio nel 2000 andò davvero vicino a vincere il Giro d'Italia. Buonasera Francesco. Sì, buonasera a tutti, salve, sì. Sì, Allora Francesco, hai visto la tappa? l'ho seguita molto appassionatamente, è stata una bella tappa, direi anche molto impegnativo, perché oltre diciamo alla salita finale, anche la salita prima era bella tosta, quindi già il ritmo, visto che ha imposto la Sky, ha sgretolato il gruppo, c'è stato diversi corridori si sono staccati, quindi in finale la tappa poi è diventata anche più dura sull'ultima salita. Una frazione che, se da una parte ha costretto un po' i grandi protagonisti, quelli più attesi, a calare la maschera, si è visto chi pedala e chi non pedala, Heisdal su tutti, dall'altra continua a lasciare ancora molti punti interrogativi, anche e soprattutto in seno al gioco di squadra che intende attuare la Sky. Sì, diciamo oggi abbiamo visto già l'eliminazione di Ezedal che ha perso, ho visto, oltre i 20 minuti, quindi ormai è fuori sicuramente dai giochi. E poi sì, abbiamo visto una Sky molto forte, però non diciamo fortissima, perché da ultimo Wiggins ha pagato diciamo, un po' l'andatura della sua squadra e poi è venuto fuori quest'ora, dove secondo me potrà far bene in seguito se ci sarà un cedimento di Wiggins, se sarà lui se, il suo uomo seconda punta. E d'altra parte, se Nibali ha mille motivi per essere soddisfatto del risultato di oggi, deve stare un pochino attento perché, insomma, la squadra ha qualche defezione, Tiralongo non al meglio, Fabio Aru anche lui non sta bene e forse al di là di un generosissimo Valerio Agnoli, insomma, qualche uomo in più gli stava bene. Sicuramente gli sta mancando Tiralongo con la caduta che ha fatto, poi i problemi di febbre che ha avuto, si è un po' indebolita la squadra. Oggi ha fatto un bel lavoro, però secondo me lui quest'anno va fortissimo, anche oggi si è dimostrato molto forte anche contro Evans, si vede che no, ci sta giocando, però si vede che è molto sicuro Vincenzo. Si vede ne ha ancora di forza. Questo sicuramente un Vincenzo Nibali maturato moltissimo sotto profilo atletico, ma anche proprio anche psicologico. Sa calarsi perfettamente nel ruolo che la corsa gli impone. Sì, diciamo ha fatto un salto di qualità a livello di gestione di gara e poi anche a livello diciamo suo come tenuta è migliorato molto già quest'anno alla Serena Adriatico e anche ultimamente al Trentino e ti ripeto, nonostante qualche secondo me deficit di squadra ci sarà lui che per il momento sembra quasi inattaccabile perché sta replicando anche su tutti gli scatti che abbiamo visto in finale sia di Pozzovivo, di Evans, insomma. Non è per ricordare situazioni un pochino amare. Tu hai perso il Giro d'Italia all'ultima tappa e quindi bisogna veramente stare attento a tutto. Carlos Alberto Betancourt, è già la seconda tappa che continua a guadagnare qualcosa. È un ragazzo giovane, non si conoscono i suoi limiti. Può essere la scheggia impazzita di questo Giro d'Italia che alla fine poi può provocare scossoni ma anche sorprese. Sì, sicuramente il giro è lungo, abbiamo appena iniziato le salite oggi, quindi c'è da fare tanta strada ancora. Ho provato sulla mia pelle, quindi so un po' cosa vuol dire perdere un giro all'ultimo giorno. Quindi sicuramente ci sarà delle sorprese a partire da questi colombiani che Betancourt, poi Uran, che sono sempre diciamo, nelle seconde punte, però ti possono fare una sorpresa e andare anche una fuga un po' bidone e può cambiare tante cose. E poi prendiamo anche qualche parola per
su un tuo quasi coetaneo, Luca Scinto, che veramente sa sempre allestire squadre all'altezza, e anche quest'anno cala un pochino questa carta a sorpresa che è Mauro Sant'Ambrogio, che puntualmente dimostra sempre di esserci. Delle sorprese maggiori perché è da diversi mesi sta andando fuori Sant'Ambrogio e ora si sta dimostrando anche un uomo di classifica perché anche oggi era lì con i primi e sicuramente Cinto insomma ha uomini di classifica e speriamo per lui di trovare una vittoria a lungo giro. Secondo te, Francesco, bisogna aspettare il prossimo weekend per vedere altri scossoni in classifica generale, oppure già domani la tappa con arrivo sull'altopiano del Vajont, sopra la città di Longarone, può dare delle sorprese? Domani sicuramente sarà una tappa dove è possibile venga fuori non tante cose, perché diciamo la salita non è lunga, ci saranno pronti via anche domani a tutta e andrà fuori via la fuga e gli uomini della classifica aspetteranno un po' l'ultima salita, anche se secondo me non farà tante cose. Quindi bisognerà aspettare il weekend. Sì, sicuramente l'ultima tra sabato e domenica, quando ci saranno ancora vere montagne, lì si vedrà ancora qualche scontro bello, via. Bene, Francesco, noi ti ringraziamo infinitamente. Ovviamente sappiamo che la bici ti è sempre compagna. Sicuramente, sì, ora è qualche anno che sto gareggiando poi mountain bike, è una passione che mi ha preso. Seguo qualche ragazzino giovane, più faccio io anche delle gare e niente, finché mi piace e mi diverto, continuerò. Perfetto, grazie per la disponibilità, Francesco. Bene, grazie a tutti, buona serata. Buona serata, ciao.